Cara Raffaella, salgo? Devi salire, devi salire. Ma come mi siedo? Tu pensa a salire intanto. E poi pensiamo a sederci. Ok. Oh! Allora, mi metto così, come se fossi a casa mia. E ragazzi, la fico come sulla lavatrice, eh? È non un male, po' inusuale. Non male, non male, non male. L'applauso se c'è un c'è, dite voi, fate voi. Cominciamo dal primo indumento, perché i panni sporchi si lavano in TV. Scusate, non c'è la cesta? No, dove sono gli indumenti? Ma perché non... Chi ha nascosto gli indumenti? Scusate, dove sono gli indumenti? I don't want you to be no slave. Gli indumenti sono sempre stati lì sulla lavatrice. Com'è oggi che adesso hai fatto l'ingresso, hai portato gli indumenti, il motivo, hai fatto i capelli? Oggi per Raffaella Figo mi dovevo tirare tutto, essere bellissimo, gli ho portato anche gli indumenti, è ovvio. Raffaella, È pesantissima. Le lavatrici le fai, figura se non fai la lavatrice. Primo indumento, tira. Ah. È una Devo maglia. Girarla? 45. Che è del Dobbiamo numero? Giocare all'8. Giochiamoci all'8 e 45. No. Allora, chi è che indossa la maglia numero 45? Chi la indossa? No, io no. Ma chi la indossa? Non lo so, io sono rimasta a 10 di Maradona. Cioè, ragazzi. Mario. Fammi vedere però questa maglia se ha dei problemi. Ha un po' di problemi, non rispecchia proprio la realtà, però il numero è quello. Il numero è quello e questo dovrebbe anche essere uno strappo. Così, non diamo l'immaginazione. E per ricordare l'accaduto tra questa maglia e la meravigliosa Raffaella Fico, io non volevo espormi e quindi abbiamo un filmato, una love story con il filmato. Prego. A febbraio 2011, con le prime foto di Mario Balotelli e Raffaella Fico che si abbracciano felici, nasce ufficialmente un nuovo soggetto mediatico, i Ficotelli. È tutto un tripudio di amore e cuoricini, almeno all'inizio. Qualcuno arriva perfino a sussurrare che Balotelli abbia deciso di mettere la testa a posto e addirittura si parla di matrimonio. Ma improvvisamente l'idillio si interrompe. I tabloid attribuiscono a Balotelli una serie di sbandate con altre donne. Il 3 maggio 2012 arriva la notizia della rottura fra i due a causa degli incessanti tradimenti di lui, almeno così scrivono i giornali. Un mese dopo Raffaella annuncia di aspettare un figlio da Mario e di essere già al quarto mese. A dicembre nasce la bellissima Pia. Balotelli riconoscerà la figlia solo 2 anni dopo, nel 2014. Dimmi. Tutto questo all'età succedeva di... Quanti anni avevi? 23 anni. Una ragazzina. Una bimba, sì, una bimba. Giovanissima, sì, sì. Allora, tu hai saputo di essere incinta e la tua storia, almeno ufficialmente... No, vabbè, in realtà noi lo volevamo il bambino, quindi è stata una scelta condivisa. Poi, no, lui lo sapeva che ero incinta, però le cose già non andavano bene, insomma, e... Tutto quello che poi c'è stato, che avete visto. Ma la telefonata ufficiale a Mario Balotelli, durante la quale gli hai detto, sì, io sono incinta. No, ma lui già lo sapeva che ero incinta. E abbiamo impiegato 7 mesi per avere nostra figlia. No, quindi non è che l'abbiamo fatto. Non è vero che tu hai chiamato prima della partita Italia-Germania? Ma non è, ma sfatiamo sto mito, oh, che dillo. Non è vero, assolutamente, ma ti pare, no? Allora, perché praticamente si narra che Raffaella Fico abbia chiamato Mario Balotelli prima della finale agli europei, alla semifinale. Ma chi l'ha inventata questa? So. Italia-Germania. Io subito ho detto, ma davvero, ma ti pare che lo chiama? E mi hanno detto, non ti preoccupare, perché Balotelli ha segnato 2 gol. Quindi, cioè, la partita l'ha portata a casa, ragazzo. Ed era il 2012. Esatto. Quindi non è vero che tu l'hai chiamato? Assolutamente no, 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 no. Prima cosa... Già lo sapeva. Vuoi dire che dobbiamo lavare i panni? Quindi penso, infatti questa la laviamo ora, la puliamo questa bene. La, 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 sì. Quindi non è vero? No.
Quando gliel'hai detto? Gliel'ho detto prima, ma lui ne era già a conoscenza. Cioè, non è che... Cioè, lo sappiamo come si fanno i bambini, no? Oh, io lo sappiamo. Adesso non è passando nei dettagli. A un certo punto, però, c'è stata la richiesta del DNA. Sì. Quanto ti è pesato a 23 anni fare questa richiesta al tuo ex fidanzato? Perché non è che l'avevi incontrato per caso. No, ma più che altro perché l'ho scoperto dai giornali la sera per la mattina, no? Proprio così, di punta in bianco ho trovato il comunicato sui giornali, quindi non, io non ne sapevo niente della sua volontà. Cioè, io ero rimasta al fatto che era tutto ok, che lui tornava dopo. Saremmo andati insieme a vedere anche il sesso del piccolo. Cosa gli è scattato, secondo te, a distanza di anni? Vabbè, sai, poi si matura, si cresce negli anni. E all'epoca anche lui comunque era un ragazzino, era piccolo, magari, boh, consigliato male, impaurito. Vabbè, possono subentrare consigliato tanti... Male? Consigliato male? Non lo so, qualche interferenza, qualcosa. E... per la lui quale forse... Quanti anni aveva invece? Tu 23, lui? Allora, lui ha 2 anni in meno a me, quindi sì, era piccoletto, io 23 e lui 21. Allora, 23 anni e 21 anni, due ragazzini. Rossella, a 21 anni ti fai consigliare anche male? Purtroppo sì, io ricordo benissimo la storia, è chiaro che nell'entourage suo, genitore, insomma, adesso poi è passato del tempo, anche il fratello, adesso invece so che siete in ottimi rapporti, questo è l'importante, purtroppo 21 anni, in un momento poi che lui era all'apice della sua carriera, immagino che possa essere difficile prendere atto di una situazione che si stava comunque rompendo tra di loro e quindi arriva qualcuno vicino a te, ti consiglia e tu segui quel consiglio, non sapendo che dall'altro lato c'era una persona che poi soffriva. Allora, Rachele, tu da moglie di calciatore e lui di mister, perché Rachele è sposata con Vincenzo Montella, l'allenatore della Fiorentina, quindi però quando tu ti sei messa con Vincenzo, Vincenzo anche lui è l'apice della carriera, l'Arioplanino, la Roma, ecco, i calciatori hanno un entourage così forte da poter anche consigliare bene o male? Ma guarda, nel mio caso non è successo, quindi probabilmente è stato un caso a parte, ma solitamente è solo un errore di gioventù, poi si recupera fortunatamente. Ecco, vogliamo sapere come avete recuperato. Come visto che è una storia alle tue abbiamo, fine. Abbiamo recuperato, no, che c'entra? Siamo due genitori amorosi, ci rispettiamo in tutti i sensi per amore di nostra figlia. Che adesso ha? Giovedì compie 7 anni. Giovedì quindi c'è un festone, un festone. Perché ultimamente le cose sembrano andare molto meglio. Sì, no, abbiamo un bellissimo rapporto. Abbiamo un bellissimo rapporto, mi fai ridere. No, perché in quest'anno, nel rispetto, in quest'anno tutto, è successo. È successo qualcosa in questo 2019. Hai saputo di Belen e Stefano De Martino? Sì, che sono tornati insieme. Belen e Stefano sono tornati insieme. Sì. E allora, visto che Balotelli, ne stavamo parlando prima con Lorenzo Farina, ha fatto una storia. Con Raffaella Fico, sì. Ha postato una foto. Insomma, anche il web si è interrogato se ci potesse essere questo eventuale ritorno di fiamme, non fosse solo un semplice rapporto amichevole tra genitori. Insomma, la foto è questa, sì, abbiamo sì, anche sì, la foto. No, è un rapporto, cioè, tra due genitori che si rispettano e c'è una foto. Una ora foto però, male come tante altre. Nessun gossip, nessuna pruderie. No. Non la mettete in mezzo? Ah, no. Va bene, mi taccio. Ora però, se mio marito fa un selfie con la mamma dei suoi figli, che io adoro, siamo amiche, così, a casa mia non torna più. Rivediamo il selfie. Allora, Rossella, puoi rifare il selfie con Tommaso Rinaldi? Subito. Allora, rivediamo il selfie. Allora, tu fai Balotelli, Tommaso. E tu sei Raffaella Fico. Ecco. Ci assomigliamo? Cioè, la posa, mettiamo la foto vicino, l'altro braccio, grazie Rossella. Labbra un po' più carnose. Tu dici, fosse su quello il problema, certo. Ai, ai, ai.
Questo selfie come nasce? Nasce da una serata insieme con amici. È andata bene questa serata? Ma ragazzi, ma che cos'è? Ma no, dai, è una po'... No, 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 davvero. No, veramente, noi ci rispettiamo e quando dico ci rispettiamo in tutti i sensi. Abbiamo un rapporto stupendo e questa è una foto che lo prova. Perché sono due persone intelligenti che hanno capito che per il bene di una bambina è meglio essere amici. Bravi. E visto che io non voglio starci in mezzo a questa storia e non voglio neanche chiedere a Patrizio Oliva cosa ne pensa, lui da papà di tre figlie femmine, se c'è del tenero o no in questa foto, io ho scomodato l'astrologo del momento. Alla faccia. Simon the Stars. Lui è anche avvocato, era impegnatissimo, ha detto ferma tutto e mandami la tua previsione su Raffaella Fico e Mario Balotelli. Che succede? Ciao Kate, ecco il pronto intervento astrologico di Simon and the Stars. Allora, Mario Leone, Raffaella Acquario, secondo me in questo momento c'è un effetto fisarmonica, c'è attrazione, c'è la tentazione ma anche un po' il dubbio. Probabilmente uno di due deve anche mollare un po' la presa. La previsione è che dopo il 21 di dicembre, quando Venere entra in Acquario, potrebbe esserci sotto l'albero la sorpresa di un ritorno insieme. E in questo caso il 2020 sarebbe un anno di grande costruzione, forse anche un secondo figlio. Un bacio. Tu credi negli astri? Allora, non so se è vero o non è vero, se gli astri ci azzeccheranno o no, il 21 dicembre è alle porte. E può, tutto può... Beh, gli astri comunque, sai, si può stravolgere sempre tutto, no? Sì, sì. Gli astri, perché lo dicono gli astri? Un bel pacco regalo. E vai. Allora, questa maglietta con questo strappo, visto che le cose stanno andando per il meglio, okay. La laviamo a quanti gradi? Non lo so, che temperatura ho io? Aspetta, lascia stare. Niente, non lo so, quanti gradi? Dipende. Dobbiamo ricucire lo strappo, che dobbiamo fare? Quindi? Dimmi tu. Dimmi tu. Io metterei a 90 gradi, così. Per essere, un sì, lavaggio perché... normale, via, un lavaggio normale. Troppo... Beh. Scusate, però in passato ci sono state delle cose pesanti, perché comunque è un uomo che ha chiesto il test DNA alla sua ex fidanzata, quindi, cioè, quindi va lavata, quindi va lavata. A 50? A 50. Oh, 90! 30, 30, a, dicono 30. A 30, 30 dai, sì. A 90. Giusto. Ragazzi, ma scusa, il pubblico sta sempre zitto, mo sulla lavatrice tutti parlano. Io non lo so, guarda. Facciamo 60 gradi, dai. 60 va bene? Va bene, va bene. Meno male, dai, dai. Ma che fatica. E abbiamo ricucito lo strappo. E abbiamo ricucito lo strappo con Raffaella Fico. Twittate, hashtag vieni da me. Prossima maglietta. Ok. È una maglietta nera. Nera. Che ha a che fare con questa dichiarazione. Il presidente del Brescia ha fatto questa dichiarazione su Mario Balotelli. In merito alla sua presenza o assenza durante le partite, e ha scherzato su un argomento molto delicato a proposito di lavaggi, perché ha dichiarato questo. Prego regia. Balotelli e Nero stanno lavorando per schiarirsi. Il pubblico ride. Allora, in realtà a me non fa ridere. Dichiara che è stata una battuta. Messo che sia stata una battuta, ahimè, è stata una battuta infelice che sicuramente si poteva risparmiare. Anche perché noi spesso magari uno può scherzare sul colore della pelle, però comunque alla fine è una forma di discriminazione che non può essere solo verso una persona di colore, ma magari è verso una persona chi è più in carne, chi meno in carne. Secondo me su queste cose non va fatta ironia, assolutamente. Tu conosci il presidente del Brescia? No, non lo conosco. Non lo conosco e... Ah, lui dice che è una battuta. Io ripeto che comunque a mio avviso è una battuta infelice. Quindi questa la laviamo, però la laviamo, cioè insomma... 90 gradi e risciacquo, è bravo. 90 gradi e risciacquo, ragazzi. Oh
Ola, è andata. Ma come sta bene, io qua vibra tutto. Io so. Vibra tutto, eh? Com'è la sensazione? Buona? No, che ne so. Perché sennò la faccio scendere. No, vabbè, devono stare comodi, eh? È una sensazione diversa, una sensazione nuova. Wow. Oh, che bello. È un abitino che potrebbe indossare Pia. Esatto. Tra l'altro sporco, lei si sporca sempre tutto, tra gelati. Com'è come bambina Pia? Tremenda, è vispissima, però è una bambina molto sensibile, molto dolce. Che cosa? Perché ridono? Perché ridete? Esatto, chi ha riso? Allora, chi ha riso? Prego. Chi ha riso? La signora in fondo con la giacca rossa che parla sempre, ecco. Luca, la puoi raggiungere? Lei ormai ecco. Più in alto va e comunque parla, prego, prego, prego signora, scusa, ci dica. Scusa, è stata una cosa spontanea. Ah, senza motivo? No. È felice di stare qua? No. E noi siamo contenti per lei, signora. Va bene. Tra l'altro, ma è fresco proprio, l'avete messo da poco. Però qui c'è una macchia. Perché questa macchia? Allora, Pia, giovedì festeggerà il suo compleanno, saranno 7 anni, quindi sta crescendo. Crescendo, anche delle frasi che magari quando era un po' più piccola poteva non farci caso, adesso crescendo invece chiede, fa domande e riporta. Esatto. All'asilo è successo qualcosa di brutto. Ecco perché poi se non ha gradito la battuta del presidente. Vabbè sì, no, lei quando andava all'asilo e praticamente una bambina le disse... Sai, i bambini tra di loro giocano, disse guarda io non ti posso dare la mano perché tu porti infezioni, malattie, perché sei una negra di merda. E quando mia figlia tornò e me lo disse, ovviamente piangendo, sai, una bambina comunque piccola, mi disse mamma, ma a parte che cosa vuol dire negra? Perché ovviamente in famiglia da noi non c'è nessun tipo di discriminazione né sociale né razziale, no? Siamo tutti uguali. E quindi dovetti stare lì poi a spiegarle che in realtà lei comunque è nera perché il papà è nero, perché ci sono persone che hanno colori di pelle diversi, perché vengono da nazionalità diverse, insomma c'è stato un discorso tutto elaborato che poi tra l'altro una bambina di quell'età non può nemmeno comprendere, perché parliamo di una bambina di 5 anni. E vabbè, io sono andata dalle maestre, mi sono precipitata lì e poi hanno risolto loro, insomma, per la meglio. Però sai, sono bambini, alla fine è sempre colpa dei genitori, perché loro non fanno altro che riportare. Tra l'altro c'è stata la partita Verona-Brescia. Durante la partita Verona-Brescia del 3 novembre scorso, quindi esattamente un mese fa, sì. Mario Balotelli ha lasciato il campo per i cori razzisti. È successo un mese fa. Sì. Tua figlia lo sa? Mia figlia, allora noi eravamo lì a Brescia, però in realtà lui era a Verona, stava giocando là, quindi stavamo aspettando che tornasse e guardandola, per fortuna abbiamo visto solo il primo tempo, quindi non ha avuto modo di vedere tutto il seguito, però poi successivamente ha visto un'intervista del papà e l'ha scoperto così. E quindi, vabbè, ricordo, lei giustamente da piccolina, la prima cosa che ha fatto è detto mamma dammi il telefono, voglio mandare un messaggio vocale a papà. E ha detto papà ti ho visto, non essere triste perché sono cattivi, però io ti voglio bene. Sai, poi alla fine una bambina che può dire? Tenerissima. Sì, 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 sì. Hai fatto un buon lavoro? Devo dire di sì, dai. Scusa, prenditi il merito. Sì. Lo mettiamo a lavare questo vestitino. Lariamo, sì. Mettiamo a lavare l'ignoranza della gente. Esatto. C'è una cosa intima. Ah, prego. Questo non lo so a cosa possa fare riferimento. Cos'è? È sviluppato, cioè è cresciuto il seno, che è? No, la taglia, no, è un po' piccolina, però... È piccolo il reggiseno, è piccolo! Che taglia indossi adesso? Una quarta. È un po' lievitato. L'ho riempito. Ragazzi, a Natale lievitano i panettoni, eh? Cioè, è normale. Vabbè, dai, non è, insomma, una cosa normale.
Cioè, limitazione? Beh, sì, può succedere, sai, dopo la gravidanza, poi non lo so. Tu magari sei stata fortunata, io un po' meno. E quindi ho dato un sostegno, una botta di vita. Perché Lorenzo Farina, a un certo punto, sui social tutti facevano una domanda. Ma ti è cresciuto il seno? Ma ti è cresciuto il seno? Ma ti è cresciuto il seno? Perché sui social c'è la domanda continua verso la chirurgia? Perché diciamo che i personaggi pubblici sono molto esposti. Raffaella Fico era ed è tuttora una bellissima ragazza, quindi appena vedono una VIP che era già molto bella ritoccarsi, a loro avviso inutilmente perché era appunto già bella prima, partono con le critiche. Sì, ma saranno fatti suoi se non lo vuole più grande o più piccolo. Esatto, esatto. Ma infatti il problema è questo. Quando partono con le critiche normali, i commenti giusti, insomma, è anche l'onere di essere un personaggio pubblico. Il problema è quando diventano hater, perché il commento, la critica poi fa scatenare tutto il tantan social e il fango che tirano addosso a Raffaella, insomma, che lo sa bene quello che le scrivono, insomma. Cioè, tu alla fine hai dovuto dire sì, mi sono... Sì, sono stata costretta, perché ti trovi, ecco, in un vortice dove ti attaccano e allora dici, vabbè ragazzi, sì, amen, ho fatto il seno, basta. Lo so, non bisogna dare spiegazioni, però talvolta sei costretta. Ti ha dato fastidio? No, vabbè, io alla fine ho fatto una foto dove comunque l'ho messo in evidenza, ma di certo non è che l'ho fatto col proposito, ero in palestra, insomma, sai che c'è? Sono nuova, le sfoggio. Ora Tommaso Rinaldi piace ancora di più, non per il seno, per la battuta, eh? Assolutamente. Ci mancherebbe. È non simpaticissima, so, è simpaticissima. Eh no, ha fatto bene, è una sua scelta, ha voluto rifarsi il seno e ha fatto bene. Noi apprezziamo, noi maschietti apprezziamo molto. Grazie. A proposito di bellezza però... Ma non lo laviamo questo? Questo no, è peccato, dai. Non... No, a mano, dai. Io le cose intime le lavo a mano. Brava, fai bene, sì. Perché è giusto. Se no devo metto tutto nella sacchetta, per non sennò le... Scusate, sapete che ho una fissa con la lavatrice? Sapete. E... Da capire se dobbiamo lavarlo a mano o no, c'è una cosa che voglio farvi vedere. Raffaella Fico, con il seno rifatto o senza seno rifatto, era sempre ed è sempre bellissima. Tu hai vinto la finale del concorso Miss Grand Prix. Sì, sì. Conduceva Marco Liorni. Vero. Ti ha dato la fascia Clady. Sì. E tu eri piatta. Ero piatta, sì. Ma eri bella. Sì, sì. Sì, possiamo dire di sì. Sì. Prego. Si chiama Raffaella Fico, è di Napoli, ha 19 anni, la nuova Miss Grand Prix 2007. La manifestazione, giunta alla 20ª edizione, si è svolta a Fermo. La serata, condotta da Marco Liorni davanti a un pubblico di oltre 2000 persone, ha avuto una giuria di tutto rispetto, presieduta dall'ex calciatore Beppe Signori. La corona è andata ad una napoletana che frequenta l'ultimo anno del liceo pedagogico. Occhi scuri, una gran massa di riccioli castani, Raffaella è stata applauditissima dal pubblico e dalla giuria per la sua straordinaria somiglianza con una delle più grandi icone della bellezza italiana, Sofia Loren. Vince un titolo, Miss Grand Prix, legato al mondo sportivo e afferma che oltre a voler fare l'attrice ama le moto e farebbe una corsa in macchina accanto al pilota di Formula 1 Fernando Alonso. Nella tua vita ti è successo di tutto, anche di conoscere Cristiano Ronaldo, di avere una storia con lui, così dicono, ma non mi interessa questo. Dimmi. Ma con Alonso hai fatto un... No, non sono andata con lui, però sono stata madrina al motor show e andai in macchina col campione di rally, che adesso però non ricordo come si chiama. Non pervenuto. Non pervenuto, no, però è... Almeno all'epoca era in carica, ora non lo so. Lo laviamo a mano? Laviamolo a mano, lo lavo io? Yeah. Grazie. Sapone di Marsiglia, lo usi? No, ti dirò la verità, no. Lo sai però quando il culetto rosso ai bambini, il sapone di Marsiglia è perfetto. Lo so perché... No, io mettevo... con i bambini, non so veramente, non cercate creme contro creme, il sapone di Marsiglia è perfetto. Non so se si può dire. Senza marche, grazie. Quella pastetta, la pasta... Sì, però prima se tu lavi con il sapone di Marsiglia praticamente disinfetti tutto. E poi metti la pasta con zinco. Vabbè, per il prossimo, insomma, voglio dire. Cioè, un domani, se dovessi allargare la famiglia... Ragazzi, ma che c'entra? Che vuol dire? Scusate, ma è giovanissima, fino a 50 anni ha voglia a fare figli. Facciamo, cioè, non è una che squadra di pallone.
Basta, Raffaella, oggi, però, basta, diciamo. Oggi basta. Secondo me Simon c'ha ragione. No, no, ma io l'ho fatto per restare in tema, capito? Se no ci allontaniamo troppo. Ci allontaniamo troppo. Oh. Chi si sposa? Che bello. Ti sei mai sposata? No. Però ero ad un passo e poi ho scelto di non farlo. Ti sei emozionata? No. Dici? No, per non scelta. Non so nulla di queste nozze. No, in realtà sì, mi dovevo sposare e poi ho valutato che non era il caso. Col tuo ex fidanzato. Esatto, e quindi ho scelto di lasciarlo. Sai, meglio un fidanzamento finito che un matrimonio, insomma, interrotto. Ma la proposta c'era stata? Sì, anche la promessa e tutto. Poi ci sono state delle vicende per le quali ho scelto di non farlo. Non era la persona adatta a me. L'avevi già annunciato alla tua famiglia? Sì, certo che sì. C'era una promessa, c'è stata una promessa in comune. Sono state le affissioni e tutto, sì. Poi ho valutato di non farlo più. C'è qualcuno che ti ha detto peccato? Assolutamente no, ma sinceramente nemmeno io dico peccato. Anzi, sono ancora più convinta di aver fatto la scelta giusta. Le nozze, a un certo punto, vedere la figo, insomma, sposata... Che cos'è? No, vuol dire, insomma, che si mette su famiglia. Vabbè, io già ho la mia famiglia, voglio dire. Ho mia figlia, lei rappresenta tutto, quindi io sono a posto così. Ricordate cosa ha detto Simon and the Stars? Dal 21 dicembre... può arrivare un bellissimo regalo di Natale. Ma non quello che... No, non era matrimonio, eh? No. E nemmeno bimbi, eh. Io amo i bambini, per questo ti ho detto. Ovviamente un domani desidererei fare un altro figlio. Bisogna però trovare il compagno giusto, eccetera, eccetera. Eccetera, 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 eccetera. Intanto, prego, Farina. A proposito della liaison con Cristiano Ronaldo, io ho fatto un meme sul vostro primo incontro, perché Cristiano è un po' Vanesio, si sa, no? Quindi tu, sì, quando ti sei presentata, secondo me c'è stato un piccolo misunderstanding, perché Cristiano aveva capito una cosa per un'altra. Addirittura. Eccolo qui. Piacere figo. Grazie. Puoi chiamarmi Cristiano. Mamma mia. Scusa, Cristiano. Ma dove... Teniamo il meme perché questo merita. Oh, allora, ragazzi, questo meme merita. Allora, Cristiano Ronaldo, tra l'altro, non ha vinto il pallone d'oro, è molto arrabbiato, non si è neanche presentato alla serata, ha vinto Messi, sì, e subito al secondo posto Van Dijk, che Van Dijk del Liverpool, che ha pure dichiarato perché Cristiano era in lizza e Cristiano e la mamma si sono un po' presi, anche perché Van Dijk, tesoro, Cristiano ne ha vinti quanti, qua c'ha più palloni d'oro che capelli pure lui, quindi scherzerei su altro. Quindi niente, questo meme ti è piaciuto, Balivo? E per rincuorare Cristiano Ronaldo. Cristiano, esatto. Cristiano? Vieni da me, Cristiano. Oh. Magari ci casca. Raffaella Fico, mettici una buona parola, ecco. No, non ho rapporti con lui, sennò poi viene fuori un polverone, no. Non ha rapporti. No. Quindi mandiamo... Nessuna natura proprio, guarda. Oh. E con questo ringraziamo Raffaella Fico. Grazie, Raffaella.